Allora, nelle diverse grotte di Qumran, qui vedete alcune di queste, furono trovati rotoli in cui ci sono le descrizioni dell'esistenza di esseri celesti nell'universo. Questi fatti che abbiamo visto sono ultra conservati nel museo che è una specie di rifugio atomico in Israele, che sopravviverebbe anche nel caso di una guerra nucleare. Ebbene, in questi rotoli antichi ci sono le descrizioni su esseri celesti, e su questi esseri celesti, e non solo su esseri celesti, anche sull'esistenza di mondi che sono simili al nostro pianeta. E la categoria più importante per gli abitanti di Qumran, in realtà, è quella categoria, quella collezione dei manoscritti dei rotoli antichi, in cui ci sono i messaggi trasmessi da esseri celesti. Ecco, per Qumraniani, quella collezione dei rotoli antichi, dove ci sono messaggi trasmessi da esseri celesti, sono cosiddetti l'antica Tanakh. E qui, questa è la collezione più importante di tutti i rotoli del Mar Morto. Sefer sarebbe l'altro origo degli Yotre Rabche, di questo essere supremo, essere senza limiti, essere che non ha inizio, non ha fine, ma non creato. E la collezione di rotoli che veniva indicata come Sefer Yotre Rabche, rotoli suoi, dove ci sono trasmessi messaggi suoi, e suoi messaggi trasmessi non solo da lui ma anche da parte di esseri celesti, questi messaggi che sono in questi rotoli, questa collezione che era importante per l'abitante di Qumran, sono importanti con oggi per i libri e vengono indicati con il nome di Tanakh. Gli abitanti di Qumran erano dediti a lettura di questi testi un terzo della notte e un terzo del giorno, e dentro questi antichi manoscritti ci sono le descrizioni di questi esseri celesti. Ecco qui cerchiamo la parola di una categoria di questi esseri celesti indicata col nome Serafini, in plurale, questi esseri celesti che volavano, Serafini. E questa è la categoria più importante di tutti i rotoli per l'abitante di Qumran. Ed ecco qui qualche descrizione riguardo questi esseri celesti. Allora, qui ci sono le copie, i resti delle copie del libro di Ezechiele, le sigle di questi documenti conservati nel Museo di Gerusalemme, 4Q73, sigla 4Q74, 11Q4. Cosa succede? Sia in questi rotoli che sono qui elencati sul museo, sia nel rotolo emblematico, uno tra i rotoli più importanti del Mar Morto, ci sono le descrizioni di questi esseri celesti dove si parla di loro, quindi si usano questi termini di loro come cherubi, serafi e così via. Questi sono i resti importanti del primo capitolo, e poi c'è il capitolo decimo del rotolo di Ezechiele, in cui si parla di questi non solo serafi ma anche cherubi, di questi esseri celesti, e ci sono le descrizioni su loro. E la volta scorsa abbiamo appena accennato che questi testimoni oculari che vivevano nelle epoche remote erano testimoni oculari di questi esseri celesti e avevano descritto nei rotoli i messaggi che hanno ricevuto. Ecco per esempio la descrizione vicino fiume Kebar dell'antica Babilonia, oggi Iraq. Dice Ezechiele: ero tra i deportati presso il fiume Kebar, i cieli si aprirono mentre guardavo, ecco venire dal settentrione un vento tempestoso, una grossa nuvola con un fuoco folgorante e uno splendore intorno a essa. Nel centro vi era come pallore di metallo in mezzo al fuoco, quindi colore arancione quasi quando mettete metallo in mezzo al fuoco. Nel centro quattro esseri viventi dall'aspetto umano. Nel centro quattro esseri viventi dall'aspetto umano. Poi in altri rotoli ci sono le descrizioni che il loro numero è enorme, paragonato agli eserciti. È talmente
grande il loro numero, che a volte viene paragonato il loro numero al numero delle stelle, agli astri, alle stelle nell'universo. E qui c'è descrizione: quattro esseri viventi dall'aspetto umano, non dice che erano identici all'uomo, però avevano aspetto umano, sembravano degli uomini. Attenzione, non viene utilizzata la parola angelos, perché parola angelos è parola greca, vuol dire angelo. Qui si sta parlando in ebraico di serafim, cherubim, di esseri viventi, di creature viventi. E racconto che continua nel capitolo 1 e nel capitolo 10, racconta che questi esseri celesti, di cui non soltanto parla Ezechiele, non soltanto parla Isaia nella copia 1QISA-, nelle otto copie anche Daniele parla dell'esistenza di questi esseri celesti, e si può vedere sia nell'autocopia Daniele, grazie al testo masoretico, la traduzione anche in greco. L'aspetto di quegli esseri viventi era come di carboni incandescenti, come di fiaccole. L'aspetto di quegli esseri viventi era come di carboni o come di fiaccole. Quindi praticamente si possono, quando si muovono con grande velocità, questi esseri celesti, di cui loro raccontano che esistono, indicati con diverse categorie di nomi, serafim, come colui che ha, con una fiaccola che va velocemente, quindi può sembrare come carboni incandescenti o come di fiaccole. C'era un fuoco, dice, che circolava in mezzo agli esseri viventi, era un fuoco scintillante, dal fuoco uscivano dei lampi. E non solo, dice, qui un'altra informazione: questi esseri viventi, quando si muovevano in tutte le direzioni, si muovevano con una tale velocità che uno, guardandoli, descrive, potevano essere paragonati, simili, non dice che erano fulmini, ma dice che erano simili al fulmine, quindi la velocità. Quindi in alcuni momenti, quando andavano, quindi avevano una grande luce, sembravano come fulmine, simile al fulmine, oppure una fiaccola che andava. E qui c'è un'altra informazione: le creature viventi correvano in tutte le creazioni. Una cosa che io lotto molto contro le speculazioni che sono state fatte negli ultimi anni da coloro che vendono i libri di favole, di speculazioni, da quattro soldi, utilizzando qualche spunto dalla Bibbia ebraica, dal codice di Leningrado o Pietroburgo. Cioè, cosa fanno questi qui? Vorrei precisare che dal 1996, partendo da Firenze, sotto le conferenze pubbliche di Rotterdam Morto, sono stato primo in Italia e forse a livello mondiale che ho pubblicato le conferenze per la morte, mettendo in risalto aspetti di questi manoscritti antichi che riportano l'esistenza, le descrizioni sull'esistenza che coloro che lo testimoniano oculari raccontavano di questi esseri viventi. Negli ultimi anni c'è una fertilità nel produrre libri che contengono favole che sono simili al film di Spielberg, al film hollywoodiano su extraterrestri, su film di fantascienza, su alieni e così via. La cosa che alcuni cosiddetti studiosi, pur malgrado il loro titolo accademico, fanno speculazioni per accontentare l'appetito della gente che vuole sentirsi emoziona con i film di fantascienza, quindi cercano di fargli vedere che alcune descrizioni del codice di Leningrado, la Bibbia ebraica, Tanakh, raccontassero le cose in quella maniera. Ma non è così, sono speculazioni. Perché? Cosa fanno? Citano alcune parti che gli piacciono e poi scartano altre parti che non gli convengono e andrebbero a annullare la loro teoria. Faccio un esempio: citano l'esistenza di questi alieni extraterrestri nell'universo,
questi cherubini. E poi gli vogliono far vedere, come nei film di Spielberg hollywoodiani, che questi alieni extraterrestri esseri, non sono esseri celesti dell'universo, ma sono dei macchinari. Fare vedere la lavoretta. Macchinari, grazie. Fanno vedere che sono dei macchinari. Quando invece ci sono le testimonianze nel codice di Leningrado che questi esseri celesti non sono macchinari, ma sono esseri viventi e sono addirittura le creature viventi, allora loro scattano, si tappano orecchie, non vogliono accettare queste descrizioni perché questo danneggerebbe praticamente la favola e le speculazioni che vengono in maniera molto avida, appetitosa, letta, richiesta da coloro che vogliono le favole. Ecco, per questo motivo dico, o si prendono i testimoni, in questo caso abbiamo testimoni oculari, dei notti antichi che hanno scritto queste testimonianze e fanno parte dei notti della Bibbia ebraica, o si prende testimonianza integra, tutta completa, senza scartare quello che ci piace, che utilizziamo perché la gente piacciono queste favole, e perché sono simili a film dove c'è tanta tecnologia, macchinari e così via, allora questo è buono, appetitoso, questo salutiamo, c'è scritto, gli diciamo, c'è scritto la Bibbia ebraica. Poi quando ci sono altre informazioni che c'è scritto anche altre, descritte da testimoni oculari che abbiamo visto nell'antichità, no, quelle scartiamo perché quelle non piacciono le persone. Quindi non c'è un approccio parziale e purtroppo devo dire qui l'approccio scientifico, l'approccio onesto e intellettuale è molto importante perché vorrei farvi vedere una piccola cosa. La datazione del carbonio 14, la datazione della fisica atomica, sono tutte cose molto importanti, come anche le traduzioni che ci sono giuste, quelle corrette, senza tradurre con la speculazione di dimostrare una cosa che non esiste. Meno male che il popolo ebraico è un popolo vivo. La lingua ebraica è una lingua viva, non è che oggi uno potrebbe cambiare che Arez, Shemesh, il sole, Arez, la terra, Shamayim, i cieli, non sono più quelle cose lì, ma iniziano a dire le cose, non possono farlo, perché il popolo ebraico è vivo, il significato si sa delle parole cosa significa e così via. Faccio un piccolo esempio. Malgrado il titolo accademico di Robert Eisenman, che è tra l'altro archeologo e anche docente delle regioni di Medio Oriente, lui per esempio, ecco un piccolo esempio di speculazione, pubblica due libri, I manoscritti segreti di Qumran, nella pagina scarta 7, scarta i rotoli della Tanakh, rotoli più importanti di tutti i rotoli del Mar Morto, e promuove le sue speculazioni sul manoscritto 1Q, commentario su Habakkuk. Nel libro L'inganno dei rotoli del Mar Morto, lui a pagina 113-118 cita il test di datazione al carbonio 14, ebbene proprio il test al carbonio 14 AMS eseguito sui rotoli Mar Morto nel luglio del 90 all'Istituto di Fisica di Medie Energie di Zurigo, che ha datato i rotoli dal terzo al primo secolo a.C. e nel luglio 94 in Arizona all'Università di Tosca viene fatto esame sul rotolo di cui lui ha parlato, speculato, e la datazione al primo secolo a.C. Così questo esame ha dimostrato le teorie di Eisenman false. Quindi molti costruiscono le cose senza onestà intellettuale dire: guardate, le cose che vi dico non appartengono all'epoca del primo secolo d.C., ma non c'entrano nulla perché quella roba è stata scritta e riguarda il primo secolo a.C. così via. Quindi spesso è successo che i rotoli di Mar Morto vengono citati per sviluppare delle fantascienze, dei libri, romanzi, come infatti si parlava di evangeli segreti. Ma bisogna sapere una cosa importante: tra i rotoli di Mar Morto non esiste trovato nemmeno un evangelo segreto. Stiamo parlando di un ambito giudaico, ebraico, dove i rotoli che vengono scritti, accettati, ebraici, sono di un'epoca prima di Cristo, secoli prima di Cristo. Quindi
è quasi impossibile, se uno prende in considerazione i dati scientifici, è quasi impossibile a questo punto cascare nelle trappole praticamente riportate dai mass media. E cosa interessante, questa qui poco fa abbiamo letto, dice: loro apparivano, questi esseri viventi apparivano o si chiamano come una torcia accesa o come fulmine, e dice erano creature viventi. E leggendo queste descrizioni c'è un'altra informazione: se ci sono questi esseri viventi celesti che hanno doti particolari perché si muovono in grande velocità, sono simili agli uomini, erano visti da diversi testimoniali nel passato, sono chiamati creature viventi, esseri viventi, chi è il loro creatore? Dov'è l'origine della loro esistenza? Allora c'è un creatore, qualcuno che li ha fatti, e visto che loro hanno grandi doti, grandi capacità, sono perfetti e hanno grande potere, velocità e tante cose, vuol dire che chi è creato è ancora più grande di tutti loro. Bene, nella descrizione che si prospetta e si riscontra nella lettura dei resti dei rotoli, si sta parlando che questi, accanto a questi esseri viventi, quando apparivano, c'erano anche le ruote che si muovevano accanto a loro. Quando gli esseri viventi si alzavano sulla Terra, si alzavano delle ruote. Non solo, un'altra cosa interessante, dice, ecco qui, arriviamo alla descrizione, che sopra le teste di questi esseri viventi c'era come una volta di bagliore, come di un cristallo ammirevole splendore, e si stendeva su in alto, e poi dice sopra le loro teste appariva come una pietra di zaffiro che pareva un trono. E su questa specie di trono appareva un trono, non dice che era un trono, su questa specie di trono appariva come la figura di un uomo, non dice che era un uomo, ma le sembianze di quell'essere che vedevano erano simili alle sembianze di un uomo. E nel capitolo 10, nei resti dei rotoli che sono stati trovati alcuni anni, si dice che quell'essere celeste che stava sopra di loro parlava. E cosa interessante, quell'essere celeste che veniva indicato, veniva indicato con queste quattro lettere in paleo-ebraico. Adesso faccio vedere, ecco qui, le quattro lettere in paleo-ebraico, eccolo qui. Questa è la scrittura antica paleo-ebraica per indicare quell'essere che è senza limiti, non ha inizio, non ha la fine, non è creato, non esiste nessuna origine a lui, lui è un essere personale, e lui parla e si trova sopra tutti questi esseri. Ecco qui un'altra seconda descrizione in cui veniva indicato in ebraico: Yod, He, Va, He. E attorno a lui questi esseri celesti. Lui è indicato come il creatore, come Elohei Israele, come potente divino a cui Israele si rivolge, Elohei Israele. C'erano questi cherubini, ecco qui il suo nome, cherubino, ecco l'altra descrizione del suo nome. E cosa interessante, queste sono le indicazioni che raccontano dell'esistenza di questi esseri celesti. Ora, dal punto di vista della scienza galileana, non esistono le prove che possano negare che queste descrizioni di questi esseri testimoni oculari che vivevano in antichità sono false. Non possono fornire le prove, la scienza galileana non fornisce le prove. Dal punto di vista della scienza galileana, non ci sono neanche le prove che possono indicare che questo racconto sia veramente accaduto. Però nei rotoli antichi ci sono le prove in queste descrizioni, che grazie al ritrovamento di questi antichi manoscritti rotoli abbiamo la descrizione di cosa questa voce parlava e di cosa questi esseri celesti mandati da questo essere supremo, che è origine del
l'origine di vita e il creatore dell'universo, di questi esseri celesti e di altri pianeti, cosa lui diceva perché è stato scritto in questi lavori antichi? La prima serata abbiamo visto tutte le cose dette in anticipo anticamente da lui si sono realizzate. Tutte le cose che ha rivelato dette scientificamente sono vere e erano in anticipo rispetto all'astronomia moderna e tante altre discipline scientifiche. Abbiamo visto le descrizioni sulle antiche città. Vi ricordate la descrizione sulle antiche città che abbiamo visto la volta scorsa? Ebbene, tutte le profezie riportate in questi rotoli, come dice il noto della prima grotta del museo di Qumran, rotolo della prima grotta, 1QISA, Isaia, dice così: io rivelo il futuro in anticipo, chi è come me fornisco la prova? Qui ci sono le prove fornite. Le prove fornite del fatto che un essere, questo essere qua, anticamente in anticipo ha rivelato tutto il futuro e che nessuno è come lui. La prova di questo c'è. Ora, questi rotoli antichi raccontano, e la volta scorsa poco fa l'ho visto all'inizio, il filmato, dell'origine del nostro pianeta, di come questo essere celeste abbia rivelato a questi testimoni oculari, tra cui anche Mosè, come fu la creazione del nostro pianeta, in quanti giorni, in quale maniera e così via. E gli abitanti di Qumran leggevano questi manoscritti e adesso andremo a vedere insieme. In queste descrizioni dei rotoli antichi, le descrizioni che ci rivelano cosa accade nell'antico passato prima della fondazione del nostro pianeta. Allora, rotolo della prima grotta, eccolo qui. Nel rotolo della prima grotta, quando c'è la profezia sulla Babilonia, vi ricordate che abbiamo visto nella prima serata, e anche nella terza serata, profezie sulle antiche città, che fu detto che la Babilonia sarà attaccata dai Medi, ci sarà il Medo Persiano e il Ciro, e così via, tutte le cose che sono realizzate. Poi arriva la profezia che parla in quali condizioni Babilonia si troverà nel futuro, compreso oggi, di generazione in generazione. Questa profezia ogni 24 ore, ogni giorno si sta realizzando. In questi rotoli, quando si racconta l'orgoglio della Babilonia e dei loro sovrani, governatori del suo re, c'è la descrizione dell'orgoglio, e facendo la profezia sul futuro, c'è la descrizione dell'orgoglio e dell'arroganza e della macchinazione di un essere celeste, che non è nato da nostra, non è un babilonese, ma l'orgoglio dei babilonesi rappresentato in questo rotolo è la profezia reale sul loro impero, ha fatto trascinare la descrizione su essere celeste caduto dal cielo. E adesso andremo a leggere in questo rotolo la descrizione di un conflitto che è iniziato nell'antico, antico passato remoto. Questo qui è il nome di un essere celeste. Il loro numero enorme sono paragonati agli astri, alle stelle dell'universo, agli eserciti. E qui si sta parlando di un essere celeste che in ebraico si dice Kele vuol dire astro, Ben Hashachar. Suo nome è Ben Hashachar, figlio dell'alba, figlio dell'aurora. E guardate cosa qui c'è la descrizione sull'antico passato. Come mai sei caduto dal cielo, o astro, o Heile, figlio dell'aurora, Ben Hashachar? Come mai? È come la domanda per una tragedia, infatti c'è una tragedia. Una tragedia che è descritta, leggiamo, una tragedia che ha avuto origine in cuore e nelle macchinazioni di questo essere celeste. Sentite l'informazione. Come mai sei stato gettato a terra, tu che alterai le nazioni? E guardate da dove è iniziata la tragedia. Tu dicevi in cuor tuo. Qui
sembra che Star Trek ha rubato l'idea del film che ha avuto successo planetario. Fare un film di fantascienza che si chiama Star Trek, la guerra stellare. Come si chiamano questi esseri celesti? Sono paragonati a Kelle, agli astri, alle stelle. E qui si sta parlando di un conflitto stellare dell'universo. E qui sei caduto dal cielo, ribellione, come mai sei stato gettato a terra? Seconda cosa, nel Star Trek si sta parlando del conflitto dell'universo, la lotta per potere, di predominare le forze del male che nascono, si scaturiscono, si scatenano contro tutti gli altri esseri nella galassia, dell'universo, che vogliono avere potere di predominare sopra tutti, anche se hanno il male, vogliono comunque imporre la loro esistenza e predominare tutti quanti. E guardate qui, cosa è successo prima di questo conflitto, di questa caduta dal cielo, di questo essere gettato, di questo essere gettato a terra? Tu, chi? Non Babilonia, non credo più messo, ma questo essere celeste, chiamato Ben Ashakar, il cui orgoglio assomigliava a Re Babilonese, tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, di Elohim. Predominare sopra tutti, in tutto l'universo. Essere destro, dominatore, sopra tutti quanti. Salirò, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle, sopra tutte le esseri celesti, sopra tutte le creature che l'universo uno ha avuto voglia di predominare. E qui partita, da questo si vede, non è andata felicemente bene, ci fu un conflitto, perché fu gettato. Come mai si è caduto dal cielo? Mi siederò sul monte dell'assemblea. Ci sta parlando che l'universo c'è un'assemblea. L'universo c'è un luogo dove tutti questi esseri celesti, tutte le presenze del pianeta, c'è una grande assemblea. Quindi lì si parla, non c'è proprio, diciamo, una dittatura, c'è un'assemblea. Innalzerò il mio trono sopra le stelle di Elohim, e dico, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord. Salirò sulle parti più alte delle nubi. E sentite qui, oltre la voglia di avere predominio sopra tutti gli esseri celesti, sentite qui, sarò simile al Altissimo. Sarò simile all'Altissimo. Kelle Ben Hashakar, questo essere ha voluto predominio su tutte le creature, quindi imposizione, dittatura, avere il trono, governo, prendere il predominio, tutti quanti essere sottomessi sotto di lui. E l'altra cosa, prendere il posto. Quindi, tra virgolette, non si parla di colpo di Stato, si può parlare di colpo, non di galassie, non di un sistema solare, colpo dell'universo, di prendere il trono, di innalzarsi sopra tutti quanti, anche sopra tutti quanti, tutti gli esseri, essere sottomessi e predominati, e avere la posizione che ha Altissimo. Sarà simile all'Altissimo. Guardate una cosa interessante. La traduzione che nei secoli viene fatta in latino dal nome ebraico Kelle, astro, Ben Hashakar, il suo nome è figlio dell'alba, dell'aurora, uno che può parlare porta la luce, date la luce. Questo essere celeste nei secoli viene tradotto in diverse traduzioni Lucifero. Ecco dove esce la storia delle traduzioni legate. Hanno origine al nome ebraico Kelle Ben Hashakar, a questo essere celeste Lucifero, cioè essere celeste che ha tentato un colpo di Stato, voleva predominare tutti quanti, fu gettato a terra. Come mai sei stato gettato a terra? Ora,
I rotoli trovati raccontano che esistono diverse descrizioni su questi esseri celesti. Non hanno queste descrizioni niente a vedere con le comiche descrizioni, dipinti, caricature degli angeli del Medioevo, quello che si dice, perché le descrizioni che abbiamo qui sono molto più complesse, parlano di esseri celesti molto più perfetti, molto più diversi, sia per l'aspetto, sia per le capacità, per la velocità e tante altre cose, rispetto alle descrizioni che cerchiamo sul mondo di esseri celesti, disegnati gli angeli con le facce dei bambini, stomacchini, le ali che volano e così via, che sembrano dei uccellini. Ora, le descrizioni che ci sono nei rotoli fanno vedere quanto perfetti e quanto veloci e sono straordinari questi esseri celesti. Questi esseri celesti sono descritti che a volte potevano apparire, avete visto la diapositiva di prima, dove sembrava come se ci fossero delle ali dietro le spalle, delle ali di luce praticamente intorno a questi esseri celesti. A volte sono descritti nei rotoli antichi come esseri celesti che si rappresentano come viandanti, non si vedono le ali, hanno sembianze di aspetto dell'uomo. Nelle copie di Daniele, nel testo masoretico di Daniele, quando appare uno di esseri celesti dell'universo, dice fu mandato con rapido volo, portano dei nomi. È uno che si rappresenta, lui si chiama Gabriele, gli fa commenti, gli racconta i messaggi che gli porta Daniele, questo Gabriele, essere celeste, dal punto che è talmente umano, sembra uno d'aspetto umano, che Daniele viene descritto come se fosse un uomo. E cosa succede? La velocità con cui loro viaggiano, è incredibilmente grande. Ora, solo per un paragone, vorrei farvi vedere la velocità, se dovessimo viaggiare alla velocità della luce del sole, quindi se viaggiassimo alla velocità della luce del sole, visto che loro erano paragonati alle fiaccole ardenti, al fulmine, quindi una grande velocità, ma potrebbe pensare a 300.000 km al secondo. Sembrerebbe che la velocità di 300.000 km al secondo è troppo lenta per questi esseri celesti, questi cherubini, serafini scritti qua, che il loro numero in altri rotoli sono paragonati alle schiere degli eserciti, l'universo al numero delle stelle. E guardate cosa interessante. Se ci ricordiamo che la velocità della luce è di 300.000 km al secondo, la distanza dal Sole fino a noi, noi siamo Sole, Mercurio, Venere, arriva a Terra, sono 93 milioni di migliaia. Il Sole, se noi viaggiassimo alla velocità della luce, partendo dal Sole arriveremo a Terra dopo 8 minuti e 19 secondi. Vuol dire che la luce, quando vediamo il tramonto, la luce che ci arriva, e se c'è il sole sull'orizzonte, che lo vediamo che sta scendendo praticamente sotto, che non lo vediamo più, prima di vederlo lo vediamo, vuol dire che è già tramontato da 8 minuti. Stiamo vedendo il passato del sole che stava al punto prima di tramontare 8 minuti e 19 secondi fa. È incredibile questa cosa qua, quanto è lenta la luce. E le distanze come sono enormi, i spazi, che se viaggiassimo a questa velocità dal Sole fino alla nostra Terra avremmo viaggiato impegnando 8 minuti e 19 secondi. Per uscire dal nostro sistema solare passiamo Marte, Giove, Saturno, abbiamo attraversato 1784 milioni di miglia, poi passo Urano, Nettuno e dopo 5 ore e 31 minuti passiamo Plutone e abbiamo attraversato 3,5 milioni di miglia e noi siamo soltanto al confine del nostro sistema solare, cioè 5 ore e 31 minuti e non siamo usciti praticamente dal nostro sistema solare, siamo quasi a casa. E immaginate una cosa, per andare alla prima stella più vicina del nostro sistema solare dovremo viaggiare dopo 5 ore, passa tutta la giornata, non c'è niente. Un'altra giornata, quindi in 5 ore abbiamo passato tutto il nostro sistema solare, siamo fuori, dopo 5 giorni, 2 giorni non c'è niente.
c'è uno spazio enorme vuoto. Dopo 50 giorni non c'è niente, dopo 5 mesi non c'è niente andando alla velocità della luce, dopo un anno viaggiando non c'è niente. Se potessi viaggiare alla velocità della luce, dopo 2 anni, 3 anni non c'è niente, dopo 4 anni, dopo 5 anni, dopo 5 anni, finalmente, praticamente, nell'aprile del 19° giorno del 5° anno, siamo finalmente arrivati alla prima nostra, tra virgolette, vicina stella, che è Alfa Centauri. Come è lenta la velocità della luce? Perché dico questo? Perché dai note antichi abitanti di un grano si possa capire con quanta velocità esseri celesti viaggiano. Vorrei soltanto, giusto per ricordare, visto quanto è grande la nostra Terra, quanto è grande il nostro sistema solare e quanto è grande la nostra galassia, o dove lontano Via Lattea e dove sono altre galassie nell'universo, pensando che per andare alla nostra prima vicina stella dovremmo viaggiare 5 anni praticamente per arrivare lì. Vorrei soltanto, per paragonare, avere l'idea degli spazi, delle grandezze, vedere corpi celesti e gli spazi in orbita che ci separano, per capire la velocità con cui questi esseri celesti viaggiano. Quanto sono piccoli e grandi altri pianeti del nostro sistema solare rispetto alla Terra. Guardate quanto è grande la Terra rispetto ai 3 pianeti. Siamo quasi vicini a Venere, per la grandezza, e poi guardate qui quanto è piccola la Terra e gli altri 3 pianeti, che sono più piccoli rispetto a noi, rispetto a altri ancora. E quanto Saturno e Giove, guardate qui, la sua volta Saturno e Giove, quanto sono piccoli, e ormai la Terra è un granello rispetto alla nostra stella, del nostro sistema solare. Quindi, quanto sono enormi spazi, e a loro volta quanto stella è piccola rispetto a altre stelle che esistono nell'universo, e quanto sono grandi le distanze e gli spazi, perché altre stelle che sono grandi rispetto alla nostra stella sono piccolissime rispetto a altre stelle che esistono nell'universo. Ora, quanto ci impiegano esseri celesti, come disse Daniele, questo Gabriele con volo rapido venne verso la sera mentre lui pregava, c'è un calcolo matematico che si può fare e si può cronometrare il tempo che un essere celeste ci mette da un determinato posto dell'universo per arrivare fino al nostro pianeta. Ora, come l'idea, prendiamo come esempio in considerazione che se Orione, che è 1500 anni di luce, Alfa Centauri 5 anni, immaginate che Orione fosse luogo dove ci fosse il trono, dove c'è questa assemblea del Nord. Orione è molto quotato nei rotoli antichi, nei rotoli ebraici, quando c'è l'elenco di quante cose questo essere supremo ha creato, costellazioni, alla fine c'è un accento particolare su Orione. A prescindere da questo, calcoliamo che fosse Orione l'uomo, da dove un essere celeste come questo dovesse venire da Daniele in antica Babilonia. Quanto tempo ci mettono per trascorrere, per passare la distanza di 1500 anni di luce? Bene, attenzione, potrebbe essere una distanza ancora più lontana, ma mettiamo che fosse 1500 anni di luce. Ci sono dei testi in Daniele che dimostrano che Daniele fa una preghiera. Daniele fa una preghiera che
la sua preghiera, che viene interrotta, arriva questo essere celeste mandato con rapido volo dall'universo, da dove c'è il trono. E questo essere celeste, lo sapete cosa gli dice? Un essere personale, perché parla, ha il nome, sono esseri personali. Guardate quanto sono dotati questi esseri personali, che sono esseri celesti particolari, con le doti straordinarie. Che questo essere celeste gli dice così: dal momento che tu hai iniziato a parlare, è uscita una voce e io sono stato mandato da te per spiegarti la visione sul futuro. E la visione che gli spiega è sull'arrivo del Messia, sulle 70 settimane profetiche, sul decreto che medo-persiani daranno, e queste cose vanno descritte per costruire Gerusalemme. Ma una cosa adesso lasciamo, perché di questo abbiamo parlato nell'altra sera, riguardo le profezie messianiche straordinarie, profezie che sono già realizzate. Prendiamo in considerazione la parola che questo essere celeste gli dice, un essere personale, insomma, è Gabriele, e gli dice così: dall'inizio che tu hai iniziato a parlare, a supplicare questo essere supremo, è uscita una parola, io sono stato mandato con rapido volo da te per spiegarti la visione. E Daniele scrive così, ecco, guardate qui: feci la mia preghiera e confessione a Yahweh, il mio Dio Elohim, dicendo. E qui partono 15 versetti in cui lui racconta e invoca l'Eterno. E c'è scritto: sì, mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo Gabriele fu mandato con rapido volo, mi raggiunse e disse: all'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per fartela conoscere. Quando andiamo a cronometrare, ho provato a fare questo esperimento, a cronometrare queste suppliche, dall'inizio della supplica, perché è scritta la supplica, cosa diceva, fino al momento che gli appare questo essere celeste che parte dall'universo e raggiunge la terra, sono 15 versetti che possono essere, se detti lentamente, ci vogliono 8 minuti. Si sono detti in maniera energica, in maniera veloce, ci vogliono circa 4 minuti. Quindi la distanza che un essere celeste impiega, la distanza che un essere celeste può impiegare tra questi serafini, cherubini, da un punto lontano, dal punto dell'assemblea del nord, potrebbe essere magari Orione, non lo sappiamo con esattezza, ma se fosse una distanza di 1500 anni di luce, un essere celeste di questo rango possono viaggiare dai 4 a 8 minuti solo. Quello che con la velocità della luce si dovrebbe viaggiare 1500 anni di luce, loro impiegano dai 4 a 8 minuti solo. Quindi loro vivono negli spazi reali, una distanza che realmente hanno bisogno di percorrere fisicamente, e quindi arrivano in tempi reali. Non è che si spostano con la velocità del pensiero. E quindi riguardo questi serafini, cherubini, questi malachim descritti qua, ecco un'altra descrizione che troviamo nel testo masoretico. Ci sono state trovate molte copie di profeta Ezechiele che ha visto questi esseri celesti. E vi ricordate la profezia dell'antica città Tiro? Vi ricordate? Tiro. Vi ricordate? Profezia dell'antica città Tiro, scritta da Ezechiele, legge dell'essere celeste, si è realizzata. Oggi l'antica città Tiro è una città sotto il mare. Così fu detto e oggi è lì. Riguardo alla profezia dell'antica città Tiro, c'è una descrizione che ci parla, mentre parla del futuro sull'antica città Tiro, la profezia che viene data sul Tiro. Ecco qui, qui vediamo i resti delle dighe dell'antica città Tiro intorno all'isola. E qui c'è il testo, la traduzione dall'ebraico, del testo masoretico, ci sono diverse copie di Ezechiele, trovate a Qumran, e anche che ci dà
La descrizione, oltre a profezia, su questo re di Tiro che era paragonato per suo orgoglio a questo essere celeste, un cherubino, dove ci sono le descrizioni simili a quell'altro rotolo di questa ribellione e questa tragedia del conflitto dell'universo. Dice così: la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: figlio d'uomo, di al principe di Tiro, così dice Adonai, l'Eterno, Yahweh, poiché il tuo cuore si è innalzato e hai detto: io sono Dio, io siedo su un trono di dei nel cuore dei mari, mentre sei un uomo e non sei un Dio, anche se hai fatto il tuo cuore come il cuore di Dio, ecco, tu sei più savio di Daniele, nessun segreto rimane nascosto a te. Con la tua sapienza e con la tua intelligenza ti sei procurato ricchezze e hai ammassato oro e argento nei tuoi tesori. Con la tua grande sapienza, con il tuo commercio, hai accresciuto le tue ricchezze e a motivo delle tue ricchezze il tuo cuore si è innalzato. Per questo, così dice Adonai, Yahweh Eterno, poiché hai fatto il tuo cuore come il cuore di Dio, perciò ecco, io farò venire contro di te le più terribili nazioni. Essi sbaglieranno le loro spalle contro lo splendore della tua sapienza e contamineranno la tua bellezza. Ti faranno scendere nella fossa e tu morirai della morte di quelli che sono trafitti nel cuore dei mari. Continuerai tu a dire: io sono un Dio, davanti a chi ti ucciderà, ma sarai un uomo e non un Dio nelle mani di chi ti trafiggerà. Tu morirai della morte degli incirconcisi per mano di stranieri, perché io ho parlato, così dice l'Eterno. Questo re, l'arroganza e crudeltà che si consumava nell'antica città Tiro, era ritornata, abbiamo visto la profezia sull'antica città Tiro, quello che è accaduto. E qui adesso inizia la descrizione paragonando re Tiro a un essere celeste, e qui, facendo la profezia sull'orgoglio del re Tiro, qui attingiamo le informazioni che l'Eterno, grande essere senza fine, ha rivelato a Ezechiele su quanto è accaduto invece nell'antico e remoto passato, l'origine del conflitto cosmico e di quello che è accaduto a questo essere celeste. Si rivela che è un cherubino, questo appartiene, e non è un cherubino semplicissimo, questo essere celeste è il più eccellente diverso di tutti i cherubini, perché è un cherubino speciale, uno che nessuno era così vicino al trono e vicino in intima comunione e vicinanza a questo essere supremo, l'Eterno, Yod e Vav-Heh. Tanto è vero che è stato paragonato all'essere più vicino a lui come a body guard, come la guardia del corpo, come un protettore, uno accanto più vicino. E sentite qui la descrizione: la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: figlio d'uomo, innalza una lamentazione su re di Tiro e digli. E qui l'orgoglio di re di Tiro viene paragonato all'orgoglio di questo cherubino, e si racconta la storia del passato e dell'origine di come è iniziata la guerra e le cause di questo conflitto cosmico. Guardate qui la descrizione: si sta parlando di lamento. È una storia d'amore finita male. La creatura più eccellente che stava a cuore di Yahweh, l'Eterno, si è ribellata, ha causato una tragedia dell'universo. Guardate qui le descrizioni che abbiamo: alza, innalza una lamentazione su re di Tiro e digli. E qui la lamentazione non è soltanto per il Tiro, ma per questo essere celeste. Così dice il Signore Adonai l'Eterno: tu eri il sigillo della perfezione
pieno di sapienza e perfetto in bellezza. E Eri, il giardino di Elohim, di Dio. Eri, e sentite qui la descrizione splendente dei colori e di come era fatto. Eri coperto di ogni pietra preziosa, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diamanti, zaffiri, carboni, smeraldi e oro. La lavorazione dei tuoi tamburelli e dei tuoi flauti fu preparata per te nel giorno in cui fosti creato. E una creatura, e qui c'è un lamento, una storia d'amore come un padre e una madre che piange dall'interiore del proprio figlio, della sua creatura preziosa. È un lamento questo. Il giorno in cui fosti creato, tu eri un cherubino unto, un protettore, body guards, la guardia del corpo, più vicino a lui. E adesso c'è la descrizione dove era posto, vicino, sentite qui, più vicino all'essere infinito. Tu eri un cherubino unto, un protettore. Io ti avevo posto sul monte santo di Elohim, di Dio, e camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Aveva una posizione più vicina in assoluto rispetto a tutti gli esseri celesti, cherubini, serafini, a cui il numero è paragonato paragonato agli eserciti. Questo è stato più vicino di tutti quanti all'Eterno, senza limiti. Io ti avevo posto sul monte di Dio e camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu eri perfetto nelle tue vie dal giorno in cui fosti creato. Non c'era una traccia di malignità, di malvagità. Era perfetto, era creato perfetto. Posso chiedere una cosa prima di continuare a leggere il testo? Vi emoziona ugualmente un giocattolo che ripete ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, oppure vi emoziona ugualmente un figlio che appena sento a pochi anni a sue parole vi esprime un affetto di amore in maniera spontanea, non perché chiaramente è programmato, senza dubbio. Ecco, grazie mamma. Tutti questi esseri celesti sono stati creati esseri personali, liberi, perfetti. E non erano robot programmati o macchinari come oggi speculazioni dei libri di fantascienza, dei film di Spielberg e gli altri vogliono far vedere questi esseri crudeli, creati in macchinari in questa maniera. Erano perfetti. C'era la libertà. Questo, qui c'è la descrizione, questo essere celeste ha abusato della libertà e ha voluto da solo, non perché gli è imposto di fare del male, non è perché era fuori serie o una fuori serie con errori e quindi è impazzito, è nata tragedia, ribellione, caos, la morte, conflitto, lotta per potere, per dominazione, e poi sulla nostra terra si è propagato questo conflitto che anche gli uomini vogliono dominare altri uomini, sangue, pressioni, guerre, male, bene, no. Non era creato così, era perfetto. Ha abusato del suo libero arbitrio, ha preso la decisione di fare diversamente. Tu eri un cherubino, un tuo protettore, io ti avevo posto sul monte santo di Dio, di Elohim, e camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu eri perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità, cambiamento, degradazione. Come è iniziata? Per l'abbondanza del tuo commercio ti sei riempito di violenza, ti sei riempito di violenza e hai peccato. Perciò io ti ho scacciato come un profano dal monte di Dio, o cherubino protettore di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è rialzato per la tua bellezza. Hai corrotto la tua sapienza a motivo del tuo splendore, ti getto a terra. Eri
credi nel giardino di Dio, pieno di perfezza, sapienza, bellezza, e un chirurgo speciale, un protettore più vicino, ti avevo posto accanto a me su un monte speciale, santo di Dio Elohim, eri perfetto quando eri creato, non c'era nessuna. E qui, libero arbitrio, la decisione. C'è rischio quando uno crea un bambino, quando uno prende crea, quando uno decide di avere un bambino e si dà da fare, gli dai ottima educazione, tutto quanto, ma c'è sempre rischio perché c'è libero arbitrio. Allora, decisione che posso prendere anche la via di diventare criminale. I genitori vengono messi in prigione e vengono accusati come responsabili dei crimini del figlio. Ah? Assolutamente no. Assolutamente no. Genitori hanno la responsabilità perché loro sono criminali di scoperti perché li hanno fatto portare al mondo. No. Gli hanno dato tutta l'educazione, la responsabilità dei criminali è sicura la responsabilità loro perché hanno ucciso loro di fare del male. Cosa succede? Hai corrotto la tua sapienza. Il tuo cuore si è rialzato, ti sei riempito di violenza. Hai peccato, fatto del male, o cherubino di mezzo al fuoco. E questo testo è identico, simile a quello dell'ottima prima volta di Isaia. Come mai sei stato gettato a terra? Come mai tu dicevi il cuore tuo predominazione sopra tutte le stelle di Dio? Così via. Se dovessimo dipingere in maniera molto pittoresca questo conflitto che c'è stato in universo, questa guerra stellare, questi esseri celesti che praticamente vengono gettati, abbiamo una descrizione interessante che riguarda il giardino di Eden. Poco fa abbiamo letto che di questo cherubino si dice che aveva posti vicino a questo essere e tra l'altro era anche andato nel giardino di Eden. Leggeremo dopo i resti dei libri di Giobbe, il tavolo di Giobbe, e grazie al testo masoretico, anche al versione greco, si parla che nell'universo ci sono anche altri pianeti, non ci sono solo questi esseri cherubini, serafini, malachini, ma esistono anche degli esseri che non sono spiriti, che hanno sembianze degli uomini e così via, ma sono esseri che vivono nei pianeti, in mezzo alla natura, degli animali così come il nostro, praticamente, che uno di tanti. E qui si dice, nelle copie trovate in queste grotte, in codici di leggende, si dice che quando i nostri progenitori sono stati praticamente creati, fu detto loro di stare attenti solo a una cosa, quindi la ribellione era già in corso. Fu detto loro: potete vivere, stare felici, moltiplicarvi, quindi la moltiplicazione, i rapporti sessuali non è il peccato originale, mi raccomando, li rotoli, questa roba qui, inventata, speculata dalla tradizione della Chiesa del Medioevo, non fa parte nostra. La sessualità non è il peccato originale, perché all'inizio, quando tutto era perfetto, dice tutto era buono, ogni cosa era buona, questo essere supremo creatore disse ai nostri progenitori: moltiplicatevi e riempite la terra. Quindi la sessualità, la moltiplicazione dei rapporti sessuali non è il peccato originale. Fu detto: fate, benissimo. L'unica cosa che fu detta loro di stare in attento, perché si vede che il conflitto era già iniziato nell'universo prima e si poteva rischiare che anche loro, a sua volta, diciamo, esseri personali, libero arbitrio, di imboccare la strada della tragedia. L'unica cosa che fu detta loro: potete mangiare, vivere, essere felici, e si mette in guardia soltanto un punto del pianeta, soltanto un punto del giardino, è l'albero del bene, della conoscenza del bene e del male. L'unica conoscenza che grande Elohim Adonai Yah voleva risparmiare ai nostri progenitori, al nostro pianeta, è quella di conoscere, di non conoscere il bene visto col male. Perché? Perché fa male. È come, faccio un esempio, come un padre che dice al figlio: non toccare il fuoco,
o fornello, perché il giorno che tu tocchi certamente ti brucerai. Oppure, se lo potesse lo stesso dire per i fili elettrici, mi raccomando non mettere qui le dita, non toccare questi due fili o inserire dentro i cacciaviti, dentro la presa elettrica, perché il giorno che lo farai certamente morirai. E se poi tira e non crede che sia vero, e se dà retta a un seduttore che lo vuole male, vuole la sua distruzione, e dice non è vero che è così, guarda che il giorno che voi godrete l'esperienza del male, del bene, mescolato con male, voi diventerete, cosa ha detto? Dei. La lingua batte, lo ridete. Questo essere un cifro, questo Helen Hashem, che si è rivelato, ha voluto predominare sopra tutti, voleva il posto della posizione simile a Dio, anche voi diventate questo. E non badava ai mezzi, non fa niente che si sarebbero bruciati col fuoco. Non era vero che sarebbero diventati dei. Non era vero che toccando i fili della corrente elettrica, se devo seduttore del nostro figlio, toccali, vedrai come vivrai un'esperienza che ti darà una scossa piena di energia, diventerai extraterrestre, qualcosa di stupendo, potente, ti riempi di corrente elettrica, muori. E i nostri progenitori purtroppo hanno dato retta al seduttore che li ingannati e non hanno avuto gratitudine per il creatore. Hanno girato le spalle alla fonte di vita, il creatore, e hanno imboccato una strada della tragedia, ribellione. Nel frutto che hanno staccato, assaggiato, non c'era niente. È nell'atto che hanno fatto quello di staccarsi dalla fonte di vita e fare la ribellione di gratitudine e imboccare una strada che avrebbe portato alle conseguenze, perché quando tocca la corrente elettrica ci sono conseguenze. Staccarsi dalla fonte di vita e morire. Per questo diceva, non fare, non staccarvi da me, non invocarvi quella strada, perché certamente morirà. E non è il castigo la morte, ma è la conseguenza. La scossa elettrica è conseguenza. La mano bruciata non è il castigo perché babbo ti ha castigato, ti sei bruciato la mano, ti sei bruciato la mano, e il seduttore ti vede, hai visto come babbo ti vuole bene. Hai toccato, perché io ti dice il seduttore, ti ho detto di toccare il fornello, però babbo ti ha castigato, di nuovo colpevole babbo, perché prima ti è vietato di toccare il fornello. E seconda cosa, visto che hai toccato, babbo ti ha bruciato la mano, visto che è cattivo babbo, invece tutto fatto il seduttore da sé. Questa è la dinamica che è caduta, la gravità era quella di buttarsi, ignorando la legge della gravità, come oggi se solo buttassi dal centesimo, undicesimo e trentesimo piano di grattacielo, ignorando la legge della gravità, si scopre con le conseguenze. E la conseguenza è tutto quello che da quel momento l'altro ti racconta. La morte, odio, voglia di supremazia per dominare, opprimere gli altri. Tutta la conseguenza del ribelle che ha trasmesso questo virus, questa malattia, che è entrata nei nostri geni, nel nostro sangue, nel nostro cervello, praticamente questo egoismo di non pensare agli altri, questa crudeltà di solo voglia di oppressione di predominare, che la storia umana già da millenni dimostra solo quello, tutte le guerre per potere, per predominare, supremazia. La stessa cosa che è partita, si vede anche nel mondo degli animali, ha partita da questo lucido, questo Ben Hashakah, questo cherubino. E cosa accade? I nostri progenitori purtroppo si sono scontrati con grandi guai, ma nei rotoli antichi fu detto che l'Eterno, che non ha inizio e fine, che la fonte di vita, diventerà l'uomo, prenderà la natura umana dell'uomo, prenderà le nostre colpe e tutti i colpevoli che lo accetteranno saranno resi giusti. Per la sua giustizia, la sua vita giusta in terra sarà data in regalo a loro. Potranno avere nel futuro, nelle profezie elencate, di nuovo una vita nuova, ritornerà cieli nuovi e tutto come era prima. E tutto quello che è stato di male sarà cancellato prima che questo fosse mai accaduto e esistito. E cosa interessante è questa qui, le descrizioni che ci siano
Però tre antichi, tra cui c'è una descrizione, nelle copie di Libro di Giobbe, i resti di Libro di Giobbe sono stati trovati diversi nelle grotte di Qumran. Ecco qua. Qui vedete, anche oltre copie di Libro di Giobbe sono stati trovati tali, le descrizioni che raccontano la dinamica del Libro di Giobbe. Perché questo libro è molto importante? È un rotolo speciale, grazie ai testi che sono stati trovati e anche grazie ai testi consoleti con le traduzioni in greco, ci sono informazioni di questo libro in cui si vede il conflitto cosmico con le dinamiche che accadono a noi umani qui in terra. E si sta parlando che nell'universo, c'è sempre questa assemblea celeste, arrivano rappresentanti di altri mondi, figli di Dio, creature di Dio, abitanti come noi. Al posto nostro non si rappresenta uno di noi, ma si rappresenta un usurpatore, Hel ben Hashakar, che in ebraico viene chiamato accusatore, Satana, che accusa gli uomini. E cosa succede? Si rappresenta e l'Eterno Essere Supremo dice: da dove vieni? E lui dice: percorro la terra di qua e di là. E allora l'Eterno gli dice: visto mio Giobbe, che è con me, mi ama, fa le cose che gli dico io, e questo essere celeste, usurpatore della nostra terra, dice che accusa Giobbe. Giobbe lo fa per interesse, non è a noi. Togli la tua protezione, perché hai benedetto tutte le cose che ha. Giobbe è ricco, ha dei figli, ha bestiame, ha una madre. E cosa succede? Tu l'hai ultraprotetto, e cosa esce da questo discorso? Dice: hai posto tutta la protezione intorno a lui. Esseri celesti che sono rimasti fedeli della parte dell'amore, dell'ordine della vita, che non sono per la conoscenza del bene visto col male e per il male, malvagi, ma lì. Esseri celesti che sono impegnati in questo nostro pianeta, e Giobbe non vede questa cosa qui, ma questi esseri celesti non possono attaccare perché dice: hai protetto ogni tua cosa e circondato dalla tua protezione. E si pare che questi esseri celesti si accampano vicino a coloro che invocano l'Eterno. E cosa succede? All'Eterno, da parte dell'accusatore, viene fatta una proposta, una sfida. Giobbe lo accusa, fa per interesse, non è amore, togli la tua protezione, togli le benedizioni e vedrai che se io lo colpirò, lui ti maledirà. E l'Eterno dice: ok, non toccare la sua vita. Viene tolta la protezione e cosa succede? Giobbe perde i figli, Giove perde il potere, c'è un uragano che butta la casa in cui ci sono i suoi figli, c'è un incendio, un fuoco che si scatena e brucia i fedeli di Giove, e Giove stesso viene colpito da una malattia e tutte luce dai piedi alla testa, che a tal punto si sta grattando praticamente, scrosta tutte queste ferite praticamente, a tal punto che la moglie di Giobbe dice: basta, basta a continuare a invocare questo Eterno, non ti sei stancato di tutte queste cose qua, dai, benedici una volta e fa la finita. Praticamente benedici sarebbe come in ironia maledicino. Cosa succede? Nonostante tutte queste cose qua, Giobbe rimane attaccato all'Eterno a tal punto che l'Eterno gli ritorna tutte le cose come prima. Greggi, mandri, la guarigione, figli e così via. Una cosa che, come il noto di racconto, che alla fine di nuovo ci sarà la terra nuova, e non solo la terra nuova, ritorneranno tutte le perdite, ritorneranno di nuovo come prima, nella vita nuova e così via, come se non ci fosse stato nessun danno. Allora, cosa succede? La cosa interessante è questa qui, che questo rotolo ci fa vedere
che c'è un conflitto invisibile intorno a noi. Questi esseri celesti sono impegnati in una guerra tra il bene e il male, e noi con libero arbitrio possiamo decidere se vogliamo la protezione, invocare l'Eterno, stare con Lui, e con libero arbitrio scegliere la vita e il bene anziché malvagità del male e la morte. E anche il futuro, anche se ci sono le profezie sul futuro, l'Eterno non forza nessuno a dover accettare il futuro, ma consiglia, corteggia, spiega, rivela questi rotoli, manda messaggi, fa di tutto con suo amore per far tornare l'empio che smetta a fare il male. Dice: io non voglio che il malvagio muoia, che l'empio muoia. Dice: non mi compiace la morte dell'empio, mi piace che smetta a fare il male, si converta a me e viva. Quindi fa di tutto questo. E questo rotolo e queste descrizioni raccontano del mondo che ci circonda. Si può paragonare questo conflitto alle tecnologie che ci circondano. Faccio un esempio, questo qui. Avete visto mai le onde elettromagnetiche? Possiamo noi vedere le onde elettromagnetiche? No. No. Le onde elettromagnetiche le possiamo toccare? No. Le onde elettromagnetiche in questo momento sono tutte intorno a noi. Possiamo sentire le onde elettromagnetiche? No. Non possiamo toccare, ma per la fisica si conosce che esistono, ok? Noi non vediamo, non sentiamo, sono intorno a noi e crediamo che, come fisica dice, che le onde elettromagnetiche esistono, ok? Onde elettromagnetiche sono una cosa reale, perché nella fisica è una cosa reale che passa, in questo momento passano onde elettromagnetiche, ok? La corrente, si può vedere la corrente elettrica? Ma esiste. Cosa interessante, quando uno dice vedi la corrente elettrica, a me mi viene in mente di vedere i fili elettrici che escono dalla presa, ma questi sono fili di metallo, quello non è la corrente elettrica. Io li associo perché da lì passa la corrente elettrica. Vi immaginate, dal fiume che si spostano c'è un'energia, la corrente, o dalla luce del sole, e questo si trasforma, viene mandata, magazzinata e poi dei fili passano. Però non si vede. Però si può sentire, se uno tocca la corrente elettrica, la scossa è molto forte, si può sentire. Quindi la corrente elettrica può passare tramite il nostro corpo, è vero? Le onde elettromagnetiche non si vedono, non si sentono. Possono le onde elettromagnetiche passare tramite il nostro corpo? Ecco, siamo arrivati. Questi esseri celesti, come la fisica che ci dice, ma non vediamo, non sentiamo, possono attraversare onde elettromagnetiche e anche onde radio, questi esseri celesti, loro ci raccontano, possono influenzarci o addirittura prendere dominio su di noi, entrare, passare tramite noi. E cosa interessante, in questo momento, anche se noi non vediamo le onde elettromagnetiche, in questo momento i nostri cellulari, qui è pieno di onde elettromagnetiche che portano musica, messaggio vocale su WhatsApp, e viene mandato. Cioè, noi siamo arrivati oggi con la nostra tecnologia che riusciamo attraverso le onde elettromagnetiche da un telefonino mandare un messaggio vocale. In questa stanza è pieno di messaggi, di SMS, di messaggi vocali, di messaggi di musica, di immagini fotografiche che passano tramite onde elettromagnetiche. In questo momento questa stanza è piena di onde radio, ci sono le stazioni radiofoniche che qui mandano la musica, telegiornali, radio e così via, tutte queste, cioè, tutte queste cose qua. E cosa succede? Nello stesso tempo noi non vediamo nulla e passano tramite noi. Cosa interessante, questi esseri celesti possono essere identificati, e i rotoli identificano e dicono che esistono, c'è una lotta intorno a noi e influiscono il nostro modo di fare vivere. Se diamo loro controllo senza rendersi conto, quando non si invoca l'Eterno, diventiamo le prede senza rendersi conto del possesso di questi esseri celesti malvagi, che influiscono sulla nostra mente
non ci rendiamo conto, sulle nostre parole, sui nostri desideri, sui nostri pensieri, e possiamo credere che la più grande amara schiavitù è essere dominati dall'odio, dalla malvagità, dall'egoismo, dall'avarizia, avidità, dalla gelosia, invidia, voglia di predominare, arroganza. Tutte queste caratteristiche, se prendersi conto un essere così può parlare quanto vuole di libertà, ma non è libero, è schiavo dell'odio, è schiavo della gelosia, dell'invidia. È una mala schiavitù, può parlare di quanto vuole libertà, ma quando ci sono le cose che prevalgono di malvagità, è difficile che riesca a con libero arbitrio, con decisione, prendere un'altra strada, ma è sempre responsabile lui. Anche se questi esseri celesti, scrivono altro, che possono influire su di noi, c'è sempre libero arbitrio. La nostra decisione è dire poi sì alle loro macchinazioni di influirci. Siamo poi responsabili di noi per le nostre azioni, perché l'ultimo sì, quando ci corteggiano e influiscono, siamo noi che decidiamo di fare il male. La stessa cosa, ci sono i detector, questo detector che praticamente rileva onde elettromagnetiche, e io ho misurato sia col computer, col telefonino, quando le onde elettromagnetiche sono a livello verde, normale, giallo, rosso o addirittura allerta, quando la cupola si accende e diventa rossa. Quindi ultra rischio di non stare in questa zona, non mettere mai e così via. Lo stesso con i cellulari, quando utilizziamo il cellulare, quando il cellulare è acceso ma non c'è nessuna chiamata, le onde elettromagnetiche sono basse, è verde. Quando c'è la chiamata si sale sul rosso, addirittura diventa la cupola praticamente rossa e quindi è ultra rischioso. Per questo è buono utilizzare auricolari. Se mettete l'auricolare, il cellulare distante a circa mezzo metro da voi, non tenendo in mano, quando misurate dove c'è la cuffia auricolare non c'è, ci sono elettromagnetiche, onde elettromagnetiche dannose, dannose per la salute. Cosa succede? I rotoli rivelano che intorno a noi, i rotoli sono come questo detector, rivelano che c'è questo conflitto, anche se non vediamo rotoli lo sanno come vengono queste cose qua. E praticamente quando questi esseri celesti, sia buoni o malvagi, influiscono sul nostro pensiero, su di noi, ogni loro sussurro si traduce nella nostra mente come via onde elettromagnetiche, si traduce in un pensiero. Ecco perché a volte noi cerchiamo pensieri contrastanti, come se fosse una grande lotta, cosmica qui dentro la nostra mente, per la nostra volontà, per il nostro decidere o qualcosa positivo o negativo, e a volte si scoprono i nostri pensieri. E cosa succede? Succede questa cosa interessante, che come non si vedono le onde elettromagnetiche che possono passare, ecco, questo è un vecchio telefonino con la porta infrarossi qua, e dal mio vecchio telefonino io posso mandare un messaggio vocale dalla porta infrarossi che va verso la porta infrarossi del computer. E il computer può accettare questi pensieri, questi messaggi che io mando, tutti vanno online. E cosa succede? Passano dal telefonino e vanno verso il computer. Cosa accade? Quando un pensiero che noi mandiamo via onde elettromagnetiche passa qui, un mio messaggio vocale, una mia foto, un'immagine, e da qui è passata qui. Voi l'avete vista? La vediamo? Non si vede, eppure, anche se non è materiale, è passato un pensiero, è passato un messaggio vocale. Così loro influiscono su di noi. I rotoli rivelano che c'è il flusso di queste guerre cosmiche su di noi. Quindi ogni loro sussurro si trasmette e entra nella nostra testa nella forma di un pensiero. Ci sono i nostri pensieri privati, della nostra volontà, e possono esserci pensieri degli altri. Tanto è vero che a volte anche i più accaliti atei se ne rendono conto che a volte c'è qualcosa che succede a livello mentale, perché a volte dicono, come è successo nel sentire, guarda, ho pensato di farti questa cosa, questa malvagità o qualcosa, ma qualcosa mi ha detto, mi è passato un pensiero che non è giusto, e allora ho cambiato idea.
Quindi di sua spontanea volontà ha preso la decisione di fare una cosa e combinare, e poi si tradice qualcosa che ha detto. Oppure avete visto le persone che escono fuori di segno e dicono, escono fuori di segno e dicono così: non so che cosa mi ha preso. Oppure dicono, a un certo momento si stava degradando la situazione di discussione, la rabbia, altre cose, e poi dicono, ho perso il controllo. E hanno fatto le cose che poi si sono pentiti, non volevano fare. O hanno detto le cose che uscivano e dicevano che non erano vere, non pensavano, ma dicevano per ferire, per fare del male. E dicono, ho perso il controllo. È verissimo. L'uomo da solo non riesce a resistere a questi flussi. Non è responsabile, perché rotoli raccontano che invocando l'Eterno, invocando il suo aiuto, si può uscire, si può vincere. E se si invoca il suo aiuto, si può essere anche protetti. Tanta gente a volte reclama: se c'è Dio, perché permette il male, perché questo e quell'altro? Non è la colpa sua, perché ognuno di noi con libero arbitrio decide di essere maligno, di fare del male, e poi se la vuole facilmente scaricare su terzi che non sono dei responsabili. Non si può pretendere la protezione sua, la vita che si è dovuta. Uno nasce, c'è il battito del cuore, ma chi dà questo battito del cuore? La scienza non lo spiega. Quarta settimana il cuore del bambino è già una bozza, il bambino è sistemato, parte. E noi non ringraziamo, non ci informiamo da dove viene, chi, a chi dobbiamo ringraziare, come si deve vivere la nostra vita. Non invochiamo la protezione di chi è fonte di vita, come pretendiamo poi di essere protetti? E se siamo influenzati dall'altra parte e con libero arbitrio decidiamo di invocare la via del male, come possiamo prendere la protezione? Talvolta è possibile vedere le persone che sono state protette in maniera straordinaria, che a volte le persone parlano di miracoli, di una situazione pericolosa, di un incidente grave, altri avvenimenti, da cui dicono che per la scienza, per testimoni oculari, per quello che si è visto, era impossibile uscire illeso. Ci sono queste testimonianze che dimostrano queste realtà. Una descrizione che parla, e ricordate la volta scorsa che si parlava dell'antica città Gerusalemme, che gli Assiri, la Ninive e le resti nacri e gli altri vennero e hanno circondato Gerusalemme. Ricordate questa descrizione delle confezioni antiche città? Ebbene, quel giorno, scrive l'otto di Isaia, Isaia, all'epoca di Senacre, Gerusalemme era circondata con 185.000 soldati assiri che erano pronti a radere al suolo Gerusalemme e deportare e uccidere sia re Ezechia. A tagliargli la testa, non c'era la testa come hanno fatto gli altri re. E gli ha detto, attenzione, non dare retta a Yahweh, non dare retta che ti proteggerà, perché le altre città della Giudea sono state tutte distrutte e rase al suolo da noi. Non dare retta a sempre altre nazioni, perché altri dei non mi hanno protetto. Cosa è successo? Ezechia piange, fa vedere questa lettera all'Eterno, piange e dice: l'Eterno, è vero, hanno fatto queste cose qua, ma tu sei vero l'Eterno, Dio, che esisti, aiutaci. E lui manda in visione un messaggio a Isaia, che Isaia arriva da questo re e dice: non ti preoccupare, Gerusalemme, e tu sarete sterminati, il tuo popolo qua non sarà dato in mano dell'imperatore Senacherib, re degli Assiri. Lo sapete cosa succede? Racconto qua, dice, ed è straordinario vedere che scavi archeologici hanno riportato le cronache in cui si vede che il re Assiro ha deportato già la parte del regno di Israele, in cui si vede che ha preso 46 città fortificate della Giudea, e Gerusalemme è città reale di Ezechia ed è chiuso come un cielo in gabbia, c'è il colpo finale. Cosa succede? Perché la storia ci dice che Assiri non hanno mai preso Gerusalemme. Cosa è successo?
dice l'oracolo, ha dovuto ritornare a Ninive. Ecco che cosa c'è scritto. Quindi ci sono questi esseri celesti, Malachi, messaggeri. Quindi è molto familiare dal greco dire per messaggeri angelos o angelo, ma in realtà sono messaggeri, sarebbe più tradotto corretto tradurre, e quindi messaggero, questo essere celeste del Yahweh dell'Eterno, uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. E quando la gente si alzò al mattino, ecco, erano tutti cadaveri. Allora Sennacherib, re di Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a casa e rimase a Ninive. La ragione che spiega soltanto dopo, più tardi Nabucodonosor conquistò Gerusalemme e non Ninive e non re Sennacherib. E i rotoli raccontano. E la storia e i scavi archeologici mi dicono che è incredibile che Sennacherib arriva, prende 46 città della Giudea, l'unico stecchino, la città di Gerusalemme, distrugge. Cosa è successo quando mai scrive lui Ezechia e la città di Gerusalemme, questo re era come uccello in gabbia, ormai è mio. Cosa è successo? Quindi in queste rotoli si racconta che coloro che invocano soccorso e aiuto dell'Eterno può mandare degli esseri celesti e si accampano intorno a coloro che invocano il suo nome e possono essere protetti sia fisicamente. In questo momento, secondo il libro di Giobbe, delle scritte di Giobbe, ogni secondo che siamo vivi siamo protetti perché ci sono esseri celesti intorno a noi, perché sennò qui ci sarebbero schizzi di sangue sui muri di questi esseri malvagi trascinati da Hel Ben Hashakar, che dice che ha trascinato altri esseri celesti a sua volta, questi malvagi che hanno voluto farci conoscere l'esperienza del bene visto con male, il male, la malvagità, ci farebbero fuori tutti quanti se non ci fossero in mezzo a questo conflitto aiuto di questi esseri celesti. E cosa interessante, si dice in questi rotoli antichi che esseri celesti da parte dell'Eterno possono scendere, essere considerati giusti anche se fanno fuori 185.000 persone. Sono persone malvagie che andavano a fare la guerra, che uccidevano innocenti. In quel momento per loro la grazia è scaduta, non c'era più niente da fare, solo vengono eliminati i malvagi quando non c'è più niente da fare. La pazienza dura tanto, come ho visto nelle profezie sull'antica città, dice, è un'opera, rotolo dell'Isaia, prima grotta di Qumran, dice l'Eterno si leverà per far tremare la terra, eseguire un'opera strana, inaudita, un amore insolito per lui, dover fermare i malvagi. Ama come una madre piange per i suoi figli terminati dalla prigione che hanno commesso grandi crimini, li ama, detesta il male, si strugge dal punto da morire al posto loro per i loro mali, per donarli, ma se questi non accettano, devono arrivare a essere eliminati. Ecco che possono intervenire anche così fisicamente questi esseri celesti che a volte si dice, attenzione, si dice così, Yeshua, l'Eterno quando divenne uomo, dopo la risurrezione di Gesù in cielo, non avete paura, non sono spirito, fantasma, pensavo fosse spirito, dice, spirito non hanno corpo le ossa, toccatemi. Strana cosa, ma questi esseri celesti a volte possono apparire, intervenire a livello fisico, in questo caso hanno provocato per proteggere Gerusalemme la morte di 185.000 soldati assiri. E strana cosa, nell'antichità di Roma si racconta che potevano apparire come viandanti. Non so in quale maniera, non hanno ancora le ossa, apparivano come viandanti che si mettevano sotto la tenda di Abramo e Abramo lavava i loro piedi, erano vestiti con vesti degli umani, e andavano a visitare i luoghi e così via, a dare messaggi da parte dell'Eterno e così via. E cosa interessante è questa, che i rotoli raccontano che c'è un campo di azione che non è buono e sarebbe da non entrare, un campo di azione legato a spiritismo, invocare i morti, consultare i dovini, ma
Manchi. Se vi si dice l'opera del primo rotto di Cunardi, consultate i medium e i maghi, rispondete, non deve un popolo consultare il suo Dio? Deve forse rivolgersi ai morti per conto dei vivi? In questi rotoli si dice che è molto pericoloso invocare i morti. Perché è pericoloso, è come un campo minato in cui l'Eterno dice attenzione, il libro di Mosè si dice attenzione di non andare a invocare le persone che invocano i morti. Vuol dire che non sono i nostri morti defunti, non sono i nostri cari. Allora chi è che si rappresenta durante le sedute spiritiche, durante le sedute di questi indovini maghi che invocano i morti? Chi è che si rappresenta sotto le sembianze, apparizioni, imitando la voce dei nostri cari defunti? Rotoli raccontano che questa specie di esseri ci prova in tutte le maniere per darci consigli di fluirci in diverse maniere. Quindi, invocare i morti, rivolgersi ai maghi, non è una cosa buona perché si vede che è la fonte del maligno. Questi esseri celesti, in base a questi testi si capisce, possono trasformarsi, possono prendere l'immagine, una seduta spiritica, l'immagine dei nostri cari morti, imitare la voce perfettamente e ricordarsi delle cose del passato, non sanno il futuro, non sanno prevedere il futuro. Quindi sono trappole. Questi esseri celesti possono essere in grado, cioè sono in grado di trasformarsi in tante maniere. Ci sono le persone che vedono dei dischi volanti, raccontano di essere stati rapiti dagli esseri celesti, che a loro volta dicono che la Bibbia deve scrivere. Non esiste Dio creatore. Vedete, la lingua batte dove il dente vuole. Si cerca sempre di prendere il posto, di immaginare, escludere fuori il creatore. Odiano l'idea del creatore, Lucifero e i suoi accoliti. Questi esseri celesti si possono trasformare nei defunti, imitare la voce. Questo scienziato in Svizzera racconta che grazie a strumenti scientifici riesce, quando si sentono le voci dei defunti, a rilevare nei campi di ricerca di diverse cose che le attrezzature riescono a vedere che sta succedendo realmente qualcosa nel campo di azione. Ma non mette in dubbio, solo che altri ci avvertono, ci mettono in guardia e l'Eterno ci dice che quel campo è il campo minato, di non entrare. Molte volte coloro che invocano spiriti o queste cose qua praticano, possono, come si dice, queste statistiche sono piene, perdere la gioia, andare in depressione o suicidio. E non solo, la cosa interessante che si racconta che questi esseri celesti, questo qua che vediamo, è l'altro della prima grotta, ma quando l'Eterno, abbiamo letto le profezie messianiche la volta scorsa, di cui parlano i rotoli antichi del Messia, dell'Eterno che sarebbe diventato uomo, quando l'Eterno era in terra, Messia, i suoi discepoli hanno descritto le parole che lui ha detto, i suoi testimoni oculari hanno raccontato delle cose che lui ha raccontato sui falsi profeti, sui spiriti che possono apparire trasformandosi in esseri celesti, imitando esseri celesti uomini, spacciandosi per essere messaggeri celesti. Possono perfino citare le scritture e cercare di influire le persone